La Capitanata è una delle aree a più rischio emergenza ambientale. Quali responsabilità e quali compiti spettano ai sindaci in termini di protezione civile? Se ne è parlato a Foggia durante un corso di formazione a cura di Gisco Group. Ai nostri microfoni Nico Palatella e Laura Zanin della cooperativa sociale Gisco Group. È fondamentale che chi sia una figura apicale come responsabilità all'interno di un comune, quindi un sindaco, sappia come regolarsi di fronte a un'emergenza in particolare di tipo climatico, un evento che può essere una tromba d'aria, una zona pluviale che non è stata considerata, un piano di sicurezza del comune. E oggi abbiamo invitato a raccolta tutti i sindaci a noi vicini per iniziare questo processo, questo programma di formazione che diventerà tra l'altro a distanza grazie al canale della tua TV e che permetterà di accedere a delle informazioni, visto che la responsabilità resta ma la preparazione probabilmente non è di tutti. Il consiglio degli esperti è sicuramente quello di fare formazione e prevenzione, non c'è altra via per arrivare preparati a un evento calamitoso. E lo dico da formatore, ma lo dico anche da volontario della protezione civile. E quindi lo stretto rapporto che i volontari di protezione civile devono avere con il sindaco è anche basato sulla comunicazione e il flusso di informazioni che possono rendere l'operativo in caso di stato di emergenza e di calamità veramente effettivo. Ad illustrare i concetti di base sulla legislazione in materia di protezione civile è stato Roberto Luberti, vicecomandante Polizia Locale di Milano e formatore iscritto all'Albo Regionale della Lombardia della Scuola Superiore della Protezione Civile. Il sindaco è il primo responsabile della sicurezza della popolazione e in quanto tale deve attivarsi per informare la popolazione, per attivare i servizi di soccorso in caso di evento e per tornare il prima possibile alle normali condizioni di vita precedenti all'evento. È un compito difficile e questi incontri servono appunto per dare al sindaco, che normalmente non può sapere tutto, avere un'idea di quello che deve fare appoggiandosi a dei tecnici specializzati nel settore.